Ciao ragazze, finalmente un nuovo video in diretta vlog al supermercato per scoprire i prodotti. Vi ho fatto già quello sugli shampoo Garnier, shampoo e balsami Garnier. Adesso voglio guardare un po' tutti, perché voi mi chiedete spessissimo di parlarvi anche dei prodotti tipo Herbal Essence, Sunsilk, Pantene e tanti altri. Quindi adesso ve li farò scoprire tutti. Allora, piccolo appunto per gli shampoo Garnier. Sia quello alla camomilla che quello all'avocado hanno la focamide, quindi ecco perché non li ho citati nel mio video. E poi c'è questo qua, l'argilla, quando io feci il video non c'era, non lo trovai, e questo qua invece è abbastanza buono, quindi adesso lo compro e lo provo. E invece quello al cacao mi pare che non ci sia, io non lo trovo più. Ragazzi, se lo trovate, a cacao e cocco, fateci sapere nei commenti se voi lo trovate. Invece per quanto riguarda Oleo Repair, nello shampoo c'è il dimeticone, quindi non lo compro, e il balsamo invece sembra accettabile. Qua invece c'è l'amo dimeticone, che è comunque un silicone, quindi non lo prendiamo. Per quanto riguarda Herbal Essence, sembrerebbero avere un buon inci, infatti io ero contentissima, però purtroppo, anche se comunque è vero, non hanno siliconi e comunque ingredienti particolarmente dannosi, però ci stanno questi conservanti, metilcolosio di azzurinone, quest'altro sopra, che potrebbero essere allergizzanti o rilasciare formaldeide, quindi per questo insomma non mi piace proprio tantissimo. Se togliessero questi due conservanti, ecco, sarebbe l'ideale. Poi per quanto riguarda invece gli shampoo Sunsilk, io li sto guardando un po' tutti, perché voi, alcuni di voi mi avete detto che alcuni avevano un buon inci, ma ahimè forse non sono stata io capace di trovarli, perché ho trovato solo questi qua che hanno dimeticone e anche PEG, comunque ingredienti molto sintetici, e quindi sapete che io non amo i siliconi sui capelli, quindi per questo non li ho comprati. Invece ragazze, per i shampoo Provost, questi qua li ho guardati. Provost, scusate, non sono molto francese. Allora, io praticamente li sto guardando tutti e alcuni sembrano davvero avere buon inci, perché non hanno siliconi, infatti c'è scritto senza siliconi. Sono andata a controllare l'inci, l'unica cosa, c'è la cocamide mea che potrebbe essere un po' irritante sulle cuti, soprattutto sensibili. Purtroppo è l'unica pecca insomma di questo shampoo, perché poi per il resto sono molto buoni, e tanti di voi mi dite che vi trovate bene, quindi secondo me è anche un po' soggettiva la cosa. Per quanto riguarda i balsami invece, sembrano avere un buon inci, non ci sono comunque siliconi, e così insomma da uno sguardo sembrano buoni. La schiuma di Frank Provost, che adesso non trovo, la vedi tu? No. Non trovo la schiuma di Frank Provost, però ha un buon inci ed è anche molto buona. La schiuma, quella per capelli mossi e ricci, è buona. Eccola la mia assistente dalla regia. Frank Provost Expert Ricci. Questa è una delle mie spume preferite da supermercato. Costa poco ed è buona, quindi ve la consiglio. Poi magari voi, se vi piacciono questi video che io faccio al supermercato, lasciatemi un bel like, così se raggiungo tanti like ne faccio altri. E ditemi nei commenti quali prodotti vorreste che io guardassi in diretta con voi, quale marche, quali supermercati. Quindi andiamo a scoprire assieme questi prodotti possibilmente naturali o con buon inci, insomma senza siliconi, paraffina, eccetera. Invece ragazze, Pantene, ahimè, sono veramente tutti pieni di siliconi. Io ne volevo salvare qualcuno, veramente, veramente mi sentivo buona oggi. Però questo ad esempio c'ha la cocamide, che stessa cosa, potrebbe essere allergizzante. Poi c'ha metilcolosio di azzolinone, quindi non va, anche se non hanno i siliconi, però comunque hanno qualcosina che a me non piace. E ad esempio ne prendiamo un altro, tipo un balsamo, vedete, c'ha amido propil di meticone, che è comunque un silicone, e quindi sapete che a me non piacciono i siliconi sui capelli. Ragazzi, una bella notizia, che ho comprato questo shampoo, ho trovato Beauty Fito Relax, vedete che qualcosina di buono sempre si trova, è certificato ISEA ed è completamente naturale, infatti negli ingredienti non ha silicone, non ha ingredienti dannosi. Io l'ho comprato e poi vi farò sapere una recensione d'uso più in là insomma.
quindi questo è tutto. Questo è tutto, ragazze, spero che la musica in sottofondo non vi abbia disturbato troppo. Spero che questo video vi sia piaciuto e che vi piacciono questi video sui prodotti al suo mercato. Se è così, mi raccomando, lasciatemi un bel pollice in su e iscrivetevi al mio canale. Ciao!